Il bastone del pellegrino è identificato da un termine preciso. Bordone è il nome di quello che anticamente si chiamava astile peregrinorum. L'etimologia pare risalire al tardo latino burdonem, specie di mulo selvatico, poiché quel bastone, dando al vocabolo una valenza ironico-dispregiativa, serviva da povera cavalcatura. Tuttavia, burdonem fu anche utilizzato per indicare una trave di sostegno in una costruzione edile e comunque un palo, includendo significati figurati. Questa seconda accezione potrebbe però derivare proprio dal bordone dei pellegrini invece di costituire il termine originale. Bordone costituiva un vero e proprio segno di riconoscimento del pellegrino. Il diritto all'ospitalità previsto dall'insieme delle norme note come Leges Peregrinorum ne faceva espresso riferimento come requisito di identificazione. La sua forma ha avuto una notevole evoluzione nel corso dei secoli. Lo troviamo ben illustrato in diversi sigilli dell'ospitale di Teupascio, ora Alto Pascio, l'ospizio retto dai cavalieri del Tau, già documentato dal secolo XI. Il santo che lo impugna è San Giacomo, San Jacopo per i toscani, il Santiago del pellegrinaggio di Compostela. Una illustrazione più recente è invece riconoscibile nel fregio policromo dei Della Robbia, sulla facciata dell'ospedale del Ceppo a Pistoia, che raffigura tra le opere di misericordia l'albergare i pellegrini. L'iconografia di San Rocco, santo pellegrino per eccellenza, permette di eseguire raffronti e studi osservando le trasformazioni del bordone. L'evoluzione delle forme assunte dal bastone dei pellegrini può essere compresa osservandone le funzioni. Non si tratta infatti semplicemente di un sostegno, adatto a fornire un punto di appoggio aggiuntivo al viandante che percorra una via dissestata. Il bordone doveva poter servire anche da strumento per raccogliere frutti dagli alberi lungo la strada, portare fardelli di varia natura, aprirsi varchi nella vegetazione ed infine soprattutto costituire una vera e propria arma di difesa. Qualsiasi viaggio del passato comportava pericoli ed incognite oggi impensabili e l'incontro con malfattori e bestie potenzialmente pericolose come lupi, cinghiali e persino orsi non era infrequente. Per questo il bastone del pellegrino, di regola, terminava con un puntale in metallo, adatto a ferire o comunque a dissuadere da imprudenti attacchi. Nella sua forma originale era provvisto di pomoli, uno all'estremità superiore in modo da poter servire da mazza, uno più in basso per offrire appoggio alla mano oppure funzionare da supporto per legare la sacca, un terzo più sotto per consentire di impugnare più sicuramente l'asta a due mani, nell'occasione in cui il pellegrino si fosse trovato costretto ad un combattimento. Questo terzo pomolo si osserva solo nelle raffigurazioni più antiche. Infine, una cinghia in cuoio era talvolta utilizzata per rendere più salda la presa durante il cammino. Il globo di appoggio per la mano si trasformò intorno al 500 in una sorta di largo gancio, adatto a portare pesi ma anche a parare i fendenti delle armi da taglio. In tale foggia il bastone da pellegrino compare come figura araldica. Quando il bordone veniva voltato per servire da arma da punta, questa sorta di rampone inverso si trasformava in guardia, adatta a proteggere la mano di chi lo impugnava. Tele da freschi che illustrano figure di pellegrini mostrano talvolta una pezza o un nastro legato a questa staffa. Nei luoghi santi, presso reliquie o venerate immagini, ne vediamo l'uso ancora oggi. Forse a qualcuno sarà accaduto di aver ancor visto le donne più anziane e pie strofinare con riverenza un fazzoletto su un crocifisso o una santa teca. I pellegrini solevano bagnare una tela nell'acqua santa delle chiese visitate oppure toccare oggetti o luoghi sacri in modo da raccoglierne memoria, così da conservarne un segno in ricordo. Il bordone rimane associato all'idea stessa di pellegrinaggio e la sua benedizione costituiva una solenne cerimonia al momento della partenza. Oggi, come molti secoli fa, i pellegrini conservano come uno dei più cari ricordi il bastone che li ha accompagnati nel viaggio, segno e testimonianza di un appassionante percorso dell'anima.